Buongiorno a tutti, sono Giovanni Colombo, sono il direttore dell'Istituto Superiore Mario Boella. L'Istituto è un centro di ricerche che è stato fondato 10 anni fa circa dalla Compagnia di San Paolo e dal Politecnico di Torino. La nostra vocazione è una vocazione di ricerca applicata, cioè cerchiamo di applicare le tecnologie della telecomunicazione e dell'informazione alle problemi concreti dell'innovazione delle aziende o della pubblica amministrazione. Probabilmente molti di voi sanno che la Compagnia di San Paolo è una fondazione bancaria e come fondazione ha quindi una vocazione filantropica, dedica cioè praticamente tutta la sua disponibilità finanziaria ad aiutare persone o realtà in difficoltà sociale, ma anche una parte a supportare, per una parte almeno a supportare attività di ricerca, qual è quella che noi facciamo, svolgiamo. Ecco, questo spirito filantropico, questo senso di gratuità si riflette nella tipologia della nostra istituzione, che è un'associazione senza scopo di lucro, e si riflette anche nei nostri ricercatori, circa 120, che percepiscono in modo molto significativo questa loro vocazione ad essere utili alla collettività. Ecco, in questi anni trascorsi, ancora oggi naturalmente, noi abbiamo nelle nostre vicende di ricerca sempre seguito un po' un modello, uno schema che oggi è almeno in parte forse in crisi. Lo schema che il modo che noi potevamo usare per essere utili a creare beneficio sociale era comunque quello di favorire lo sviluppo economico. Ecco, noi sappiamo che questo schema è ancora valido, almeno in buona misura, ma che in molti casi genera anche contraddizioni e problemi di varia natura. Questo lo scopriamo soprattutto di fronte alle nuove forme di povertà, alle grandi contraddizioni dei modelli finanziari, per esempio, e anche dei modelli di sviluppo. Vorrei proprio dire che più recentemente abbiamo anche scoperto di avere una vocazione di supporto diretto alle realtà di servizio al volontariato, quali voi siete, e di fronte anche al volontariato, nei confronti anche del volontariato stesso. Questo beneficio diretto lo possiamo costruire assieme, secondo il nostro punto di vista, perché è vero che le tecnologie della telecomunicazione e delle informazioni possono essere direttamente applicate a quei processi di servizio e di servizio diretto verso le persone in difficoltà che voi esercitate. È una visione relativamente nuova e noi speriamo veramente di essere capaci di costruire a supporto del vostro nobilissimo impegno, nobilissimo e utilissimo alla collettività, a supporto di questo impegno di essere capaci di costruire con voi anche dei modelli nuovi in cui questo cortocircuito, che può anche fare a meno in alcuni casi della mediazione dell'economia, può essere costruito efficacemente. Auguro quindi grande successo a questa conferenza annuale del coordinamento nazionale dei centri di servizio del volontariato e ripropongo e confermo il nostro grande interesse ad avere collaborazioni con le vostre realtà. Buongiorno a tutti.